Attenzione, attenzione alle fatture Vodafone che vi stanno arrivando. Perché? Perché sulle precedenti fatture era arrivata una comunicazione che non ha visto neanche il sottoscritto, in quanto i clienti gli mandano solo ovviamente la pagina con i conteggi e non quella con le comunicazioni, che pensano di solito, nessuno pensa che possa essere qualcosa di importante. Era stato scritto che venivano variate le condizioni contrattuali sui piani, quelli diciamo con dei minuti inclusi, non quelli con i minuti illimitati, ma quelli con i minuti inclusi, nel senso che i piani da 200 minuti, 100 minuti, 800 minuti eccetera veniva applicato d'ufficio l'opzione Relax Edition, dove praticamente il cliente si sarebbe trovato 5 euro, giusto Daniel? Al mese in più rispetto al piano precedente. Per l'amor del cielo, c'è chi magari superava i minuti, potrebbe anche andar bene, ma quelli che hanno scelto un piano così piccolo perché hanno delle sim nel cassetto o hanno delle sim che consumano poco, si ritrovano comunque a pagare 5 euro in più. Quindi se un cliente non chiamava tempestivamente il numero verde di Vodafone per cancellare questo servizio, questo mese si lo ritrova sul groppone in fattura. Faccio questa comunicazione in real time mentre sto andando dal nostro cliente qui, adesso siamo nella bellissima Agordo in mezzo alle nostre Dolomiti, perché è molto molto importante. Seguiteci continuamente sui social, sui canali, sul nostro canale Plavi Servizi Television di YouTube, sulle newsletter, perché queste comunicazioni qua che noi facciamo continuamente servono appunto a poter raggiungere quasi tutti i nostri clienti senza dover mandare continuamente comunicazioni che ovviamente nessuno legge. Magari chi segue Facebook o comunque riceve le nostre newsletter, andando a vederci questi video, rimane un po' tutelato. Perché signori miei, vi dico, qua ogni giorno ce n'è una, neanche noi che facciamo assistenza ormai non ci stiamo più dietro, e non è che le compagnie ci avvisano, siccome sanno benissimo che sia noi che facciamo assistenza ai clienti, sia i clienti stessi, siamo oberati ormai da 100.000 cose, lo fanno apposta in maniera tale che nessuno va a leggere l'ultima pagina sulle fatture dove ci sono le comunicazioni che varieranno il profilo. Poi magari lo leggono anche, ma nessuno poi ha tempo di star lì a chiamare il numero verde, perché probabilmente ci sono cose molto più importanti da fare nell'arco della giornata per mandare avanti le attività. Giusto? Quindi ovviamente mettono i bastoni tra le ruote di continuo in maniera tale da poter portare a casa costi così, senza neanche far niente. Ma abbiamo citato Vodafone, sono tutti uguali, Vodafone, Team 3, Wind, chi più ne ha più ne metta. Stiamo parlando di telefonia mobile, la telefonia fissa stessa cosa, anche lì. Dopo ci sono aziende che lavorano più seriamente, altre purtroppo lavorano o fanno i soldi in questa maniera qua, ma è risaputo da anni, e il problema è che prima si riusciva a fare qualcosa perché comunque si andava più piano, ci si poteva anche accorgere e magari farci fare anche dei rimborsi. Adesso che siamo tutti di corsa e tutti impegnati per portare a casa i fatturati a fine mese e tenere in piedi le proprie attività, questi qua ci marciano sopra andando ad addebitare questi costi assurdi che vengono attivati in ufficio, che il cliente deve disattivarsi preventivamente, altrimenti, ripeto, vengono attivati in ufficio. Quindi attenzione, se vi arrivano fatture Vodafone in questi giorni, giratecele, fateci sapere qualcosa. Noi, io per esempio, chiamando il numero verde, dopo dipende sempre dall'operatore che si trova, c'è chi mi ha disattivato i servizi facendomi anche il rimborso sulla prossima, perché si è messo magari una mano sul cuore e una magari sul portafoglio, come si dice, e l'altri magari mi hanno detto di mandare un reclamo scritto con la richiesta di annullamento di questo servizio. Dipende, là, almeno però comunque, anche se non riusciamo a farti fare il rimborso, l'abbiamo comunque chiuso tutto qua. Questo per quanto riguarda Vodafone. Telecom per esempio, se è venuta fuori il 1 gennaio, che se chiedete una fattura via mail vi addebitano 5 euro. Come se volete fare una portabilità in Telecom di alcune sim, vi addebitano di attivazione un contributo di 10 euro per sim. Sono tutte, diciamo, briciole che aiutano i gestori a far cassa. Perché? Perché comunque i costi sono
andati giù di brutto, probabilmente grazie o a causa della concorrenza che c'è sul mercato, e per far cassa lavorano in questa maniera qua. Io lo dico perché non sto dicendo cavolate, sto dicendo la pura sincera verità, e spero che tutti quanti ne prendiate atto e lavoriamo, collaboriamo insieme in maniera tale da darvi una mano e proteggervi da queste cose che secondo me sono abbastanza assurde. Con questo video vi saluto, che pubblicherò quest'ultimo, che probabilmente si vede meglio sulla nostra pagina di YouTube, e basta, e vi auguro buona giornata, seguiteci sempre sui nostri canali. Buona giornata a tutti e buon lavoro.